In apertura parliamo di un robot contro le infezioni in corsia per la prima volta in Italia. Un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L'innovativo sistema si chiama UVD Robot ed è approdato per la prima volta in Italia. Arrivato in questi giorni ad Ancona, il rivoluzionario robot garantisce una disinfezione del 99,9% con l'emissione di luce UVC e interagisce con il personale utilizzando indicazioni vocali. Il robot, frutto di un lungo studio da parte di Blue Ocean Robotics, è in grado di aprire da solo le porte automatizzate dell'ospedale e prendere l'ascensore tramite Wi-Fi. Luca Broglia, tecnico della Nanutech, spiega che il robot è strutturato su 3 livelli ed è provvisto di 8 lampade UVC a luce continua a 360 gradi. Sicuro, affidabile e in grado di eliminare l'errore umano, riesce a distruggere il DNA dei materiali organici come spore batteriche, virus e fungine. È un prodotto unico nel suo genere che in futuro potrà essere utilizzato in altri settori come quello dell'alimentare. Suona il piano durante l'intervento per l'asportazione del tumore al cervello. All'ospedale Bufalini di Cesena, un musicista con un tumore cerebrale è stato operato al cervello da sveglio mentre eseguiva alcune melodie musicali al piano. Si tratta di un intervento eseguito nei giorni scorsi utilizzando la tecnica della wake surgery, cioè la chirurgia da svegli, che consiste nell'operare il paziente in condizioni di veglia con un duplice scopo: asportare la massa tumorale e, nel caso specifico, salvaguardare le abilità musicali. La wake surgery, spiega una nota dell'ospedale, è una metodica iniziata da qualche anno nella neurochirurgia del Bufalini dopo un periodo di perfezionamento dei neurochirurghi cesenati in vari centri, tra cui il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Montpellier. Consente al paziente di rimanere vigile e in grado di rispondere a una serie di test prestabiliti posti dal neuropsicologo, in modo da localizzare e asportare nel modo più completo e preciso possibile la massa tumorale, senza danneggiare le aree cerebrali che regolano il linguaggio, il movimento e le altre funzioni cognitive superiori. Nello specifico, durante l'intervento sono state mappate e monitorate 3 diverse capacità di comprensione musicale, e cioè il riconoscimento dei toni melodici, il ritmo e il contorno musicale. Lo zafferano frena una grave malattia degenerativa della vista, la malattia di Stargardt. Lo dimostra uno studio clinico senza precedenti condotto da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'Università Cattolica Campus di Roma. La malattia di Stargardt è una degenerazione ereditaria della macula, il centro della retina. I sintomi consistono soprattutto nella riduzione della visione centrale, quella che consente ad esempio di riconoscere i visi, di leggere e di guidare, e insorge durante l'adolescenza o comunque in giovane età. Nel trial clinico sono stati coinvolti 31 pazienti trattati con 20 mg al giorno di zafferano in compresse per 6 mesi e poi con una sostanza placebo per i successivi 6. La funzione visiva si è mantenuta stabile durante la terapia, mentre tendeva a deteriorarsi durante l'assunzione del placebo. Si tratta di una nuova dimostrazione dei potenti effetti terapeutici dello zafferano, che già in passato in modelli animali di degenerazione retinica si è dimostrato capace di rallentare la progressione del processo neurodegenerativo della retina e mantenere la funzione visiva più a lungo.
Il pianto dei neonati è influenzato dalla lingua madre. Ha ogni neonato il suo pianto che imita quella che diventerà la sua lingua madre. I piccoli che nascono, ad esempio, da una mamma che parla mandarino tendono a produrre melodie di pianto più complesse, mentre i neonati svedesi, la cui lingua madre ha quello che viene chiamato un accento acuto, producono vagiti più legati al singhiozzare. Lo dimostrano esperimenti svolti in laboratorio dalla dottoressa Kathleen Wernke del Centro per i disturbi che precedono il linguaggio e legati allo sviluppo della Würzburg University. Già nel 2009 la dottoressa Wernke e i suoi colleghi hanno condotto uno studio che mostra che i neonati francesi e tedeschi producono melodie nettamente diverse, riflettendo le lingue che hanno sentito in utero, sintomo che da subito i bambini possono imparare qualsiasi linguaggio, ma sono già influenzati dalla loro lingua madre. Oggi il laboratorio della studiosa tedesca ospita un archivio di circa 500.000 di registrazioni di bambini provenienti da vari paesi, dal Camerun alla Cina. Il team lavora inoltre anche con altri esperti della clinica universitaria di Würzburg per supportare i bambini con difficoltà uditive. L'udito e l'imitazione sono infatti fondamentali per lo sviluppo del linguaggio. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.